Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 964192 348 0117609. Rosario Acetta, di 28 anni, marittimo di Pizzo, è stato arrestato dai carabinieri perché coinvolto nell'operazione antidroga Intrigo, coordinata dalla Procura della Repubblica di Cagliari, che aveva già portato in carcere due suoi compaesani, Francesco Iraira e Raffaele Ansante. L'uomo era riuscito a sottrarsi all'arresto da parte degli agenti delle squadre mobili di Vibo Valentia e di Sassari, imbarcato su un mercantile in acque internazionali, ma è stato arrestato dai militari della compagnia di Vibo Valentia nel suo appartamento appena tornato dal viaggio. Francesco Tenuta, 26 anni, di Montalto Ufugo, ha perso la vita perché voleva troncare la relazione con il suo assassino, Ettore Cavalcante, 37 anni, due coltellate mortali al cuore con un grosso coltello da cucina, che secondo le indagini della squadra mobile guidata da Fabio Cicimarra avrebbe portato direttamente da casa premeditando il delitto. Dopo l'ennesima lite tra i due amanti è scattata la furia omicida che ha lasciato Tenuta a terra nei pressi della questura di Cosenza in un lago di sangue. Ha deciso di tornare a Strongoli per protesta la quarantenne Rosa Castiglione, che 17 anni fa fece arrestare gli assassini dei suoi due fratelli. Rosa chiede al ministro Roberto Maroni il rispetto della legge sulla protezione dei testimoni di giustizia, a cui aveva diritto da quando ha deciso di mettersi contro l'andrangheta. La donna si sente scaricata dallo Stato e, pur consapevole dei rischi di questa scelta, per protesta ha deciso di tornare nella sua Strongoli, dove tutto era cominciato. Altre fiamme in Calabria. Ieri pomeriggio due incendi divampati nella parte bassa della città di Catanzaro hanno reso necessario l'intervento dell'elicottero della Protezione Civile in aiuto ai vigili del fuoco. Il primo ha minacciato la linea ferroviaria delle Calabre Lucane, che unisce Catanzaro a Catanzaro Lido, zona via Carlo V. L'altro invece è l'area sottostante il viadotto Bisantis. Le operazioni di spegnimento sono durate circa 3 ore. Dal 2011 le navi da crociera potrebbero far scalo anche nel porto di Crotone, è quanto è emerso da una conferenza indetta dal comune di Crotone sulle attività messe in campo nel settore del turismo croceristico. La società interessata è la genovese Ugo Trumpi, rappresentata da Giovanni Costa, che opera già in diversi porti italiani. Presente all'incontro il sindaco di Crotone, Peppino Vallone, l'assessore comunale al turismo, Cesare Spanò, il presidente dell'autorità portuale di Gioia Tauro, Giovanni Grimaldio, ed il comandante della capitaneria di porto di Crotone, Giuseppe Meli.